Si chiama Dove Compri Conta ed è la nuova campagna promossa dall'Associazione Commercianti di Gioiosa Ionica per far ripartire il commercio locale e sostenere quindi un tessuto economico malconcio e provato dalla pandemia in corso. I commercianti locali hanno fatto così rete comune per incentivare la ripresa economica e il tutto grazie al prezioso supporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Buda. La sua giunta estenderà di fatti per tutto il 2020 gli aiuti già previsti in tema di esenzioni per alcuni tributi locali. Pensiamo a TOSAP e agevolazioni tari e aiuti concreti quindi al tempo stesso alle attività più in difficoltà anche in questa seconda ondata da coronavirus colpite da misure restrittive. Previsti sostegni, almeno questo al vaglio, per commercianti ambulanti dello storico mercato domenicale. Una sfida complessa da fare e vincere insieme perché i negozi locali costituiscono la vera linfa vitale. E abbiamo intrapreso un percorso appunto per valorizzare in questo particolare momento di crisi anche quello che è il tessuto commerciale del nostro paese, ma non soltanto. Abbiamo fatto un ragionamento molto più largo per mettere al centro il valore di effettuare acquisti sul territorio, partendo ovviamente da Gioiosa, ma poi allargando a tutto il territorio della Locride e della Calabria, quanto sia importante appunto sostenere l'economia locale attraverso appunto una scelta responsabile andando ad acquistare nei negozi di vicinato. È una situazione questa della crisi dei negozi di vicinato che ha profonde radici, che ovviamente non la scopriamo oggi, ma con la pandemia ha avuto ancora un colpo ancora più forte, perché in particolare il commercio online, se da un lato rappresenta un'opportunità anche per i negozi piccoli di vicinato, dall'altro ovviamente vi rendete conto come questo un po' svuota quello che potrebbe essere il tessuto economico e sociale di una piccola comunità e delle piccole comunità. Per cui a livello nazionale si sono intraprese da diverso tempo azioni di sensibilizzazione delle comunità verso questo particolare aspetto e anche qui a Gioiosa, grazie all'iniziativa dell'Associazione Commercianti, si è pensato di iniziare questo tipo di attività. Io in sintesi, diciamo, rispetto a quanto si è detto, rispetto all'iniziativa, anche agli strumenti che sono importanti promuovere e proporre, in sintesi io direi che questo deve essere un momento in cui vogliamo sollecitare, vogliamo sensibilizzare le scelte de delle persone verso consumi davvero di vicinato, perché diversamente alcuni meccanismi si inceppano e non possono essere più ricostruiti. Quindi facciamo le nostre scelte, indirizziamole verso il commercio, verso le attività di vicinato, perché davvero sono importanti. L'amministrazione è accanto ai commercianti, per cui da qui in avanti continueremo a sederci insieme, a fare dei tavoli di lavoro, a immaginare delle cose che possiamo, appena finito questo delicato momento, riprendere con forza in un momento di confronto che deve essere un confronto vero, fattivo, reale e soprattutto condiviso. Questa è un'amministrazione che ha voglia di costruire delle cose con i commercianti perché sa perfettamente che il commercio è la tradizione forte di questo territorio, fortemente davvero rappresentata insieme al mercato domenicale. Diciamo che il commercio è l'anima di questo territorio, quindi abbiamo necessità di fare un viaggio insieme, un viaggio che sia veramente condiviso e approfittare di questo momento come momento di confronto e di studio verso nuove proposte. Quindi comprate nei territori, nei negozi del nostro territorio e dove compri conta. Il nostro motto è comprare nella Locride perché così tu aiuti e mantieni vivo il tuo paese. L'importanza di una vetrina aperta è molto importante, è la luce del paese. Però poi voglio fare una breve riflessione che nessuno ha mai fatto. Il commerciante in genere sostiene tutte le iniziative che si svolgono sul territorio. Faccio presente, per esempio, cosa sarebbe una squadra di calcio se non avesse lo sponsor che è il commerciante. Io sono un esempio vivente del Comitato Festa San Rocco. Ebbene, il Comitato Festa San Rocco al 70-80% è sostenuto da sponsor dei commercianti. Quindi nel momento in cui viene a mancare il commercio, la potenzialità di poter sponsorizzare il commerciante degli eventi che sono su Gioiosa è molto importante. Non avremmo più la sagra del pezzo duro o l'avremmo in forma ridotta.
non avremo tutte le serate di Carpe Diem, non avremmo la festa di San Rocco, non avremmo la squadra di calcio, le TV locali non sarebbero sponsorizzate da noi, ed è per questo che io voglio invitare tutta la cittadinanza. Comprare locale significa comprare nel tuo territorio. Alla fine della busta voi troverete un QR code o un barcode che con una semplice applicazione, l'iPhone entra direttamente, il cliente viene proiettato, o meglio dire lo facciamo approdare nella nostra pagina Facebook. Che cosa intendiamo dire? Che noi possiamo, attualmente gestita purtroppo per i problemi che voi sapete, al 50%. Però successivamente andiamo a dare al cliente le novità che l'associazione fa, quello che si prefigge di fare, le iniziative programmate nel giro, anticipando i tempi di 6 mesi. Possiamo dire che iniziamo a fare degli sconti extra precedentemente ai periodi di normale di sconto, possiamo dire che facciamo degli orari lunghi in alcune domeniche che programmiamo durante l'anno assieme al mercato ambulante. Il progetto si concluderà nel breve periodo, quando saremo in grado di poter dare la busta ai non alimentari.